Hai 10 euro da prestarmi? Di solito non ho mai contanti, pago tutto con le carte e anche quel giorno il mio portafoglio era vuoto. Mi sentii come quando si incontra un mendicante per strada e si dice: mi dispiace, non ho niente. Con quel senso di colpa di chi intende dire che non ha niente in quel momento, non niente in generale, come invece deve accadere nella vita di quel mendicante. Non ho niente, dissi a Clara. Però ti posso fare un bonifico istantaneo. Una persona con molte cose da perdere mi avrebbe risposto che non era importante, non mi preoccupassi, e si sarebbe scusata. E io sarei tornata con la memoria a quel giorno di primavera quando avevo incontrato Clara. Le avevo dato pochi euro e lei li aveva spesi in un negozio di souvenir. E quella risposta mi avrebbe in qualche modo consolato, avrei pensato che era cambiata, che adesso non usava più i soldi per fare cose sciocche, inutili o scellerate. Ma Clara aveva lasciato andare ogni pudore nei confronti dei soldi. Non le importava di apparire misera e bisognosa, e sapevo quanta fatica e quanto tempo ci aveva messo ad arrivare fino a quel punto, dovendo fare i conti con il crollo delle sue uniche certezze e sicurezze. Quel figlio rimasto in sospeso sopra di noi aveva un peso mastodontico e ora che sapevo della sua esistenza capivo quanto doveva essere importante per lei fare a meno di quella cosa che tutti si ostinano a chiamare dignità e invece è soltanto la vergogna di mostrarsi vulnerabili.